La base di cippo di colonna in bronzo di Santugliacci è uno dei tanti documenti preziosissimi della Sardegna, sequestrati dal re di Sardegna allora, e che nessuno, perché della cultura sarda nessuno si cura, nessuno, nessun assessore regionale o che, ha mai chiesto al Museo di Torino tramite il Ministero della Cultura, eccetera, la restituzione di questa opera eccezionale. Questa persona che ha dedicato questo bomon, questa base di altare in greco bomon, questa persona è andato ad erigerla a San Nicolò Gerri partendo dalle saline di Cagliari. È scritta in latino, greco e punico. La parte punica è stata tradotta come al solito da continentali, i quali bene o male sono riusciti, bene o male, poi ci arriviamo, più male che bene, là. Più male che bene, però appunto quando ho detto all'inizio c'è la conventio ad excludendum, cioè vogliono proprio calpestare, negare la cultura della Sardegna, ce la mettono tutta e ce l'hanno messa anche in questo testo. Iniziamo da qua, dal latino. Cleone, i latini avevano il vizietto di punteggiare le parole. E l'asino, come suol dirsi, è caduto proprio all'inizio. Vedete, ho messo in grassetto queste tre parole. Salarius sociorum servus, cioè letteralmente servo. Salario, cioè adibito al sale, dei soci delle saline. Schiavo dei concessionari, loro hanno tradotto così. Oppure hanno tradotto alcuni in altro modo, servo schiavo dei concessionari delle saline. Questa è la traduzione data ufficialmente, mentre invece non è così. Figuratevi che chi ha tradotto in questo modo non conosce neanche l'epigrafia latina. Perché in realtà questas che ho sottolineato non significa servus, significa socius, cioè Cleone della società delle saline appaltatore. Era socio dello Stato perché lo Stato romano dava in concessione le saline e allora il concessionario veniva chiamato socius dello Stato romano. Questo avvenne circa nel 200 a.C. Non so se sono stato chiaro. Vedete tutta la traduzione. Poi fece un dono, donum debite, lubens di buona volontà. Merito merente, cioè vabbè, meritatamente a colui che se lo merita, letteralmente dovrebbe essere merenti, ma ha scritto merente. Questa è la traduzione vera che io sto dando. Guardate bene, era il proprietario delle saline e loro l'hanno ridotto a schiavo. Da lì è caduto l'asino in tutte le altre traduzioni, ora lo vedremo. Allora, passiamo rapidamente a quella greca. Asclepio immerre anathema bomon estese cleon o epi ton alon kataprostagma. Immerre l'ho tradotto altre volte, significa Dio supremo, letteralmente. È una parola tipicamente sarda che ci è rimasta nella parola meri, sumeri, il padrone. Ecco, ad Asclepio, un dono tipo Idesto, una base di statua, innalzò Cleone, il preposto dei sali, per suo ordine. Per cui, dalla traduzione greca, che guarda bene, guardate bene, l'hanno fatta abbastanza bene i vari che si sono applicati, dalla traduzione greca avrebbero cap dovuto capire che quel servus era sbagliato. No, si sono incaponiti, ma non ho finito. Allora, al signore, ce l'abbiamo anche in Sardegna, là. Adon significa, in tutto il Mediterraneo significa signore. Là in Sardegna, là c'è un gesto di moto al luogo. Al signore, a Eshimun, merre. Al signore, a Eshimun, signore assoluto, insomma, merre. Me significa, è il classico avverbio di luogo del sud Sardegna. Me, che deriva dall'Egizio, dove si scanna letteralmente, cioè l'altare, me zabach, dove si scanna. Perciò, mentre i greci l'hanno tradotto con bomon, lui l'ha scritto proprio come si doveva dire anticamente, dove si scanna, lefst, il bronzo, misk, del peso, misk,
litrim, questo qui è libre, anticamente per dire libra si diceva come oggi litro, litrim detto alla ebraica, di litri 100, di libre 100, meta, ce l'abbiamo questo 100 in sardo, meta, mela, assai significa, cioè era una parola usata da, già dall'alta antichità per indicare la grande quantità e perciò qua si indica anche come 100. Io ho scritto questa questione anche nella mia grammatica storica della lingua sarda. Della lingua sarda. Qua libre 100 così così, cioè non era un esatto, circa, cioè questo in cartaginese significa buone letteralmente, perciò libre 100 buone, lo diciamo anche oggi, buona, buona. Buona per dire quasi, no? In sardo non sa. Poi abbiamo sempre sci, colui nedr, che dedica, e Cleone. Cleone che è ammalato, quello delle saline, quello b, lo sappiamo già, no? Presso le saline, quello preposto alle saline, mammalactu, questo si legge mammalactu, significa in punico saline. Mammalactu significa letteralmente le vasche d'acqua che si raschiano. Mamma o mummu significa acqua anticamente in tutto il Mediterraneo. Lactu, raschiare. Ce l'abbiamo un po' anche in altre parole sarde, ma per andare veloce vi voglio spiegare che abbiamo per la zona delle saline da cui proveniva Cleone, abbiamo una parola importantissima che mai nessuno è riuscito mai a capire, Mammarranca, il canale di Mammarranca. Allora, Mammarranca significa letteralmente, viene dall'accalico, eccetera, mamu, acqua, e ranku, bathed, in inglese, tradotto in inglese, bathed, battezzato. Le acque della salina, prima di Cristo, venivano utilizzate anche per i battesimi, perché molti non sanno, chissà, chi conosce solo la religione cristiana pensa che il battesimo sia stato inventato dai preti cristiani. È sempre esistito nella storia dell'umanità e il battesimo veniva interpretato in due modi, in senso rituale e in senso proprio di guarigione, ecco perché la dedica a Eshmun. Lui, Cleone, era guarito immergendosi nelle vasche delle saline. Ha ascoltato Eshimun, sottinteso Shim, ha ascoltato, poi ha ascoltato la sua voce e lo ha guarito, lo ha guarito, e poi sotto presso i suffeti eccetera, nell'anno, nell'epoca dei suffeti eccetera, questo è stato tradotto dai semitisti nell'anno, invece in realtà significa nell'onore, durante l'onore dei suffeti, cioè i suffeti che prendevano la carica, per loro era un grande onore e recavano onore alla città, invece di dire l'anno dei suffeti, nell'onore dei suffeti, anche questo hanno sbagliato nella traduzione, e poi dicono i nomi dei suffeti, questo nome, figlio di, eccetera, eccetera. Io ve l'ho tradotta, ecco. Cioè questo pezzo, questo documento è tutto traducibile se c'è buona volontà. Vi ringrazio molto. Sì.